quale si soffermano molto, molti opinionisti e molti giornalisti, il tema della giustizia. Si tratterà anche del tema della giustizia, però sappiamo anche che sul tema della giustizia tutti i cittadini ragionevoli, indipendentemente dalla loro appartenenza culturale e politica, sono sicuramente in grado di comprendere da solo cosa sta succedendo. Due mesi fa, su per giù, entravate fino alla porta del tribunale del processo Ruby per protestare contro i giudici. Oggi lei fa quasi fatica a pronunciare la parola giustizia, c'è un governo di larghe intese di mezzo, la giustizia è parte della manifestazione, però non è la cosa principale. Se lei mi chiede cosa penso di questa sentenza, le dico che è una sentenza surreale, francamente assurda e del tutto incomprensibile nei confronti del primo contribuente italiano. Ma detto questo, la manifestazione non toccherà solo il tema della giustizia, toccherà soprattutto la linea del PDL nei prossimi mesi, che sarà ancora improntata alla responsabilità, al sostegno al governo. Quindi non metterà in imbarazzo i vostri alleati del PD, che già hanno abbastanza problemi? Ma guarda, io credo che il PD abbia già abbastanza problemi interni senza occuparsi del PDL. Ghedini è molto convinto che la Cassazione darà ragione a Berlusconi, ma da un punto di vista politico vi aspettate forse un maggiore sostegno anche dal vostro nuovo alleato, una parola? Ci aspettiamo che il tema giustizia venga certamente affrontato dal governo e magari partendo dal documento dei saggi, che non a caso si è incentrato molto sul tema giustizia e ha per esempio ribadito la necessità di difendere le garanzie del giusto processo, quindi le garanzie anche per la difesa. Forse Berlusconi non ha il tempo di attendere una riforma della giustizia, da che parte arriva una scialuppa di salvataggio? Ma guardi, Berlusconi non ha bisogno di nessuna scialuppa di salvataggio, credo piuttosto che si tratti di restituire credibilità all'intero corpo dei magistrati, e quindi questo verrebbe dall'evitare un uso distorto della giustizia da parte di alcuni magistrati. Quindi questo non è un problema solo per Berlusconi, è un problema per il Paese. Non è un qualcosa di personale, di privato, che attiene alla sfera solo privata del cittadino Berlusconi, ma una cosa che riguarda la democrazia. Certamente la manifestazione di domani servirà anche a ribadire questi concetti, ma sarà soprattutto una grande festa, una grande mobilitazione. Non solo Grillo è in grado di riempire le piazze, di portare gente, il centrodestra lo fa da sempre. Domani in piazza ci sarà anche una delegazione del PD con voi.